Mister Assiriti ha fatto i complimenti alla Digem, poi ha detto, parlando della difesa impeccabile, ha detto che lui ha azzeccato proprio quel cambio lì, e insomma però è finita 1-3. In effetti il nostro punto di forza è stata la difesa oggi. Abbiamo disputato una gran bella gara contro una squadra molto quotata. E noi siamo contenti che comunque il nostro percorso sta sempre migliorando. La nostra squadra adesso se la gioca con tutte, umilmente, senza paura. Abbiamo vinto il primo set pur essendo in svantaggio di 6 punti all'inizio. Le ragazze ci hanno creduto. Poi successivamente una serie di errori commessi in attacco ci hanno portato un po' sotto e è stato un po' difficile recuperare. Però tutto sommato la nostra squadra ha giocato molto bene secondo le nostre aspettative, per quello che stiamo vedendo durante gli allenamenti, e siamo fiduciosi per quello che verrà a seguire, considerando anche il fatto che nelle ultime 3 gare abbiamo preso 4 punti, uno dei quali è stato preso contro una squadra fuori casa molto quotata a Cosenza. Quindi crediamo nella nostra salvezza e continueremo sicuramente su questa strada. Mister Assiriti, una squadra di tutto rispetto può essere soddisfatto, ha sofferto, però sa anche di avere 2 elementi che fanno la differenza. Sì, noi sapevamo che oggi non sarebbe stata facile per noi. Fatto sta che abbiamo perso il primo set, però diciamo che in formazione non completa come lo eravamo noi, in quanto ci è mancato un posto 4, però dobbiamo dire molto brave alla reazione che c'è stata dal secondo set, dove eravamo un po' nervose perché noi abbiamo perso domenica questo scontro diretto contro Lamezia, che ci poteva dare quel morale, e oggi invece eravamo molto molto nervosi. Però se dobbiamo dirla tutta, nel terzo e quarto set abbiamo visto un netto divario tra le due squadre. Vorrei fare i complimenti alla squadra locale e penso che se giocheranno così possono ambire di entrare nei playoff. Senta, di fronte ad un'ottima difesa che lei ha, è innegabile, le chiedo, in questo campionato quant'è importante rispetto alla fase d'attacco? L'attacco è la parte finale di ogni azione, quindi è quella che ti permette di fare punto ed è fondamentale. Senza attacco non se ne vincono campionati e non si vincono tantissime partite. Però mi hanno insegnato che se non si difende non si attacca, quindi mi hai fatto ricordare un grandissimo cambio di Cosentino dietro nella parte finale del quarto set che ha salvato due palle quasi impossibili.